L'occasione del Natale, come tutte le feste, rappresenta un modo per riprendere il discorso dell'alimentazione, la nutrizione dello stile di vita. L'alimento non è un farmaco, il nutriente non è un farmaco. Ha un suo destino metabolico, ha un suo destino di utilizzo che dipende dallo stile di vita generale del bambino, dell'adulto, dell'anziano. E come tale va considerato, quindi non qualcosa che rappresenta un eccesso o un elemento negativo, ma qualcosa che si inserisce nella vita di tutti i giorni dove a fronte di uno stile di vita corretto non c'è nessuna conseguenza negativa. Questo cosa significa? Significa che un giorno, 2 giorni, 3 giorni, un periodo in cui l'alimentazione è diversa da quella solita, ma magari anche più tradizionale, non è da intendersi come potenzialmente negativa di partenza, deve solo associarsi alla continuità di quelle attività che permettono il migliore utilizzo di quell'energia in più, magari che con l'alimentazione e con gli alimenti di quel periodo viene a essere disponibile. Se facciamo l'esempio di un alimento, di un pasto particolarmente ricco di zuccheri e di grassi, che uno pensa sempre ai negativi perché vanno a finire in ciccia, vanno a finire nello zucchero che si accumula in zone sbagliate del nostro corpo, bene, questi vengono smaltiti magari anche in periodi lunghi, ma attraverso un'attività fisica che continua, che è anche semplicemente il camminare e non lo sfruttare sempre mezzi di trasporto. Il camminare prende un fattore. Magari anche fare più spesso le scale, che favorisce anche una digestione più veloce, e tutto rimane invariato perché l'organismo in tempi medi ha sempre la possibilità di riassestarsi su quello che è il suo trend normale. Per continuare a rispondere a queste esigenze del giusto stile di vita, un consiglio che rimane sempre valido è quello di riuscire a mangiare un po' di tutto senza eccedere in niente, e il famoso alzarsi dal tavolo con quella che i nostri nonni chiamavano la punta di appetito. In questo modo siamo sicuri di soddisfare la golosità, che essenzialmente risponde al fatto che noi siamo curiosi verso gli alimenti che ci piacciono e che pensiamo che ci piacciono, ci viene l'acquolina in bocca, ma non dobbiamo saziarci oltre il limite che ci viene suggerito proprio dalla presenza dell'appetito. Dopo diventa semplicemente una curiosità edonistica, se si vuole, che non risponda a queste esigenze, è forse più difficile da fermare. Ancora di più, come esempio, possiamo mettere, in maniera che si associ a un concetto di scientificità, il concetto delle calorie discrezionali, che gli specialisti della medicina, non solo in nutrizione, ma cardiologi, per esempio, hanno sviluppato per indicare quegli alimenti che non ci sono necessari sia per uno stile di vita corretto, sia per ottenere gli elementi necessari per star bene, e che in pratica sono rappresentati proprio dagli alimenti dolci o grassi che piacciono, discrezionali, possono anche non esserci e non cambia niente, ma se anche rappresentano una piccola percentuale del nostro introito calorico giornaliero, si dice anche fino al 10% in maniera costante, non fanno danno. Non bisogna dimenticare che in occasione delle festività ci si richiama ai piatti tipici delle tradizioni, ovvero quelli ricchi, più ricchi di grassi, di zuccheri, erano gli alimenti della cuccagna, così come la frutta secca. Ecco, questo rappresentava proprio l'alimento che veniva cercato ed era l'ideale in un momento in cui si poteva accumulare quell'energia che poi, purtroppo, non avendo a disposizione gli alimenti per tutto il resto dell'anno, si doveva accumulare, insomma. Per cui da questo esempio positivo è importante trarre anche l'insegnamento che non è negativo quello che durante le festività si consuma. Non dimentichiamoci che le ultime idee in alimentazione sostengono il concetto proprio della sostenibilità che richiama le tradizioni come gli alimenti più sani per la salute di ogni specifico gruppo etnico. Quindi anche in occasioni di festività come quelle del Natale, che per forza il Natale, il Capodanno, la Befana sono le festività più caloriche perché nella nostra tradizione coincidono col freddo e il freddo aumenta anche l'appetito, insomma, per cui si mangia di più e queste sono le 3 occasioni dove uno consuma alimenti più calorici. Non preoccupiamoci se si riesce a mantenere e a far mantenere al bambino uno stile di vita
comunque corretto che favorisca in primis forse la digestione più che il rischio di diventare sovrappeso o obeso.